o parenti. Ma chi addirittura si ritrae dall'ala Pescialli con Realino. È in errore Rumbavà. Sbaglia anche Rio Claro. Sbaglia anche Robby Dream. Rumbavà è la prima squalificata, mentre Rizal passa al comando, squalifica anche per Rio Claro. All'avanguardia Rizal, così sulla retta di fronte, con Rizal che continua a fare andatura, in seconda posizione resistenza Valk, in terza il numero 9 Roxy del Rio, poi all'esterno il favorito Ramon Opi. 34,6, 4,60, 31 letti gli ultimi 400, siamo alla media di 16 scarso, con Rizal leader, in seconda posizione all'esterno Ramon Opi, quindi controfavorito e favorito nelle prime due posizioni, lungo la corda rimane Resistenza Valk, poi all'esterno anche Raissa Vol. Si esce dalla piegata con Rizal sempre a cadenzare ritmo avanti a Ramon Opi, 31 tra il secondo quarto, 1.059 per gli 860 metri iniziali. Rizal avanti a Ramon Opi, in terza posizione Resistenza Valk, poi Raissa Vol, ancora in corda Roxy del Rio. Penultima curva con Rizal sempre avanti a Ramon Opi. Rizal, Ramon Opi, Resistenza Valk, poi Raissa Vol, dal gruppo prova a migliorare Redi HBD, 34 per il terzo quarto, completato in 1.36.3. Sempre Rizal precedere Ramon Opi, gli altri più indietro che stanno però serrando, in terza posizione Roxy del Rio, in quarta Redi HBD, poi Realino. Curva piale con Rizal avanti a Ramon Opi, in terza posizione Roxy del Rio che però galoppa, così in terza resta Redi HBD, 34 per completare il quarto, la squalifica per Roxy del Rio, completamento della curva, ingresso addirittura, Rizal avanti a Ramon Opi, Rizal Ramon Opi a centropista Redi HBD, Redi HBD che sta passando, valeva 6,22 al totalizzatore e nel finale va a concludere facile davanti a Realino, in terza sprinta Royal Flash CR. 31,6 il quarto conclusivo, 2,38,3 il tempo totale per una media al chilometro di 1,16,8. E con il successo di Redi HBD e